Sicuramente avremo di tutto un'altra, ma ne avremo anche.
que pueden ser aplicaciones de la ciudad, porque este cocino de la ciudad, por favor, de la ciudad, 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 de la gazzetta, i ragazzi della scuola calcio, con il alcuni utenti di gruppo Facebook, tutti al signore, buonasera e buonasera. Notiziamo il nostro tempo, visto come sicuramente alle mie spalle, Napoli è stata la vittoria di tutti i persone. Ormai si sta facendo scivolare di dosso tutte le critiche, e che il visto dottorato è stato proprio il più importante, mi chiede ancora tanta pazienza, chiede ancora tanto impegno da parte dei giocatori, soprattutto di avere fiducia in questo Napoli, che sicuramente è una squadra grandissima, ma in realtà chiede anche un po' di pazienza a tutti, tutti tutti, tutti secondo il turno del Benissa Belli, che prossimamente porterà nuovamente in auge il Napoli. Palacizzo bello per i te. Vado a faccia e basto Benitez, questa avanza già che non se la può appuntare. Grandi fiattoni animati, avete veramente introdotto ancora di più l'argomento di oggi. Io mi rivolgo subito a Peppe Bruscolotti. Abbiamo visto che un Napoli che sicuramente starà migliorando la difesa, perché sono tre partite che non prende gol. Anche la difesa vediamo che agisce con le palle inattive. Quindi che cosa sta succedendo? C'è una miglioria? Sta succedendo che Napoli sta crescendo notevolmente. Una squadra che lotta tantissimo, è abituata anche a soffrire, perché se analizziamo la gara vediamo che anche gli ultimi minuti è una squadra che si è preparata anche a questo, che oltre al bel gioco, alla creazione, alla condotta di gara che ha fatto, è riuscita anche alla fine a soffrire, quindi in quegli ultimi minuti non ci dimentichiamo che insomma, ci ha dato un po' di sofferenza, però insomma, siamo stati ripagati di tutto quello che è riuscito a fare il Napoli durante la gara, una gara esemplare per certi versi, ma a prescindere da tutto, come dicevi pure tu, la crescita generale di tutti quanti. Patrizio, c'è stato un miglioramento anche delle caratteristiche fisiche, praticamente proprio dell'allenamento. C'è stato un grande miglioramento sulla parte atletica di questa squadra, una squadra molto, molto possente fisicamente, devo dire poi anche con un grandissimo possesso palla, è migliorata anche in questo il Napoli, riesce a fare tantissimi passaggi, quindi comunque la prestazione atletica sicuramente è superiore all'anno scorso. Io mi volevo rivolgere proprio a Pompame. Ah, dimmi Rino. In pieno con quello che ha detto Liva, è un rilievo fondamentale. Cioè il Napoli, come è cresciuto atleticamente, ha trovato anche la compattezza di squadra e anche tattica. Però, dopo che parla Angelo, vorrei aggiungere qualcosa sul titolo della scheda, perché io sono d'accordo solo in parte che è la vittoria di Benitez. E dopo, se volete, ve lo spiego. Ve lo dico adesso. Allora, tutti i meriti a Benitez, d'accordo, però se Benitez non avesse trovato il gruppo pronto a recepire tutte le sue indicazioni e a seguirlo suggerimento per suggerimento, probabilmente non avrebbe ottenuto tanto. Quindi il merito è di Benitez, va diviso tra Benitez, i giocatori e anche la società De Laurentiis, che con il suo silenzio esteriore, però era vicino allo spogliatoio per tutto il tempo, ha contribuito a che venisse fuori tutta la qualità tecnica di questa squadra. Alessandro, sei d'accordo con questo nuovo equilibrio ritrovato? Napoli cambiato da Berna, no? Da quella rovinosa sconfitta a cui è seguita anche una contestazione, è partito anche il silenzio stampa dei giocatori, si sono cominciati a fare i ritiri, il Napoli è cambiato, insomma si è visto, si è notato, adesso gioca la squadra, qualcuno degli azzurri forse ha capito che il calcio, si è ricordato che il calcio non è uno sport individuale ma è un gioco di squadra, adesso il Napoli gioca in 30 metri, si ritrova a meraviglia, adesso sì che si vede la mano del suo allenatore.
davvero un gran piacere. Pompaleo? No, io non vorrei fare da bastian contrario, però io penso che sia soltanto per il momento la vittoria di Benitez, perché messo in discussione questo allenatore che qualche settimana fa volevamo anche mettere alla porta, cacciarlo, mandarlo via. Qualcuno addirittura ha detto che deve giocare prima di mezzogiorno, prima delle due deve giocare, perché altrimenti avrebbe così delle visioni strane, alludendo anche al colore del viso che diventa rosso, eccetera. Beh, insomma, io credo che dobbiamo chiedere scusa a Benitez, lo debbono fare tutti quelli che ne hanno, se ne hanno naturalmente il coraggio, soprattutto la voglia, che lo hanno criticato ingiustamente. Benitez è un grandissimo allenatore. E dobbiamo dire qui stasera che ha riscoperto ancora una volta altri due giocatori fantastici. Uno di questi è Koulibaly, sul quale nessuno avrebbe scommesso. E invece Koulibaly è il muro di questa difesa, straordinaria. Quindi ancora una volta ci ha visto bene Benitez. Mi consenti, Angelo, il giornalista deve criticare. Quando le cose non vanno bene, un giornalista deve rilevare qualche peccatuccio che pure Benitez si porta sulla coscienza, altrimenti non c'è più democrazia, non c'è più critica. Sentir dire che tu puoi fare il giornalista dalle due del pomeriggio in poi perché magari hai bevuto. Sinceramente non so perché Benitez venga additato di questo. Paola, quando è un signor professionista. Paola, quello che ha dato fastidio a Benitez non sono state tanto le critiche sul piano tecnico, quando le offese sul piano personale. Sono entrate addirittura nella sua vita privata. Perché va a Liverpool per due giorni quando poi ha uno staff di grandissima preparazione e che può gestire due giorni di allenamento? Sì, che hanno dato fastidio. E Benitez, quello che è vive. È un grosso errore, sì. Hai ragione. Sono perfettamente d'accordo. È stata l'offesa sul piano personale che Benitez non ha digerito. E attenzione, se Benitez non dovesse rimanere, perché è ancora incerto, pare più no che sì. Molto dipende anche dal clima che si è creato intorno alla sua squadra, intorno al suo personaggio, che lui non si sente di portare avanti una progettualità. C'è anche questo dietro. Io direi, sono assolutamente d'accordo con Rino, direi di uscire, caro Angelo, da questa contrapposizione che francamente secondo me non porta a nulla, tra quelli che avevano criticato Benitez e che adesso devono pentirsi, a cui mi scrivo anche io, diciamo, di diritto, perché io sono tra quelli che l'ho criticato. No, io l'ho criticato. Ti fa onore perché tu eri contrario, bravo. Gli attori, rispondi tu. Sì. Pronto? Sì, sì. Si è bloccato il cancello. Si è bloccato il cancello. Si è bloccato, il cancello. Mandiamo qualcuno. Sì, mo beghi. Beppe Brucciolotto, vale firra, abbasci. Si apri il cancello, Beppe. Dopo. Qualità di Fabbro, giustamente. Massimo, di chiudere questo concetto. Tutte le volte che mi sono permesso, dal mio piccolissimo punto di vista, di muovere qualche critica a Benitez, l'ho fatto sempre facendo delle premesse, secondo me, fondamentali, che è una gran persona per bene, che è un professionista di primissimo livello e che è un personaggio che può insegnare calcio a tutti quanti noi. Premesso questo, poi tutti possono sbagliare. Dobbiamo pure dire che la grande crescita di Insigne la dobbiamo proprio a Benitez. Cioè Benitez ha messo Insigne in un ruolo proprio che desiderava, un esterno alto che riesce a fare anche il lavoro di non possesso palla. Noi vediamo anche Insigne che torna in difesa. Patrizio, Livo dice questo. Patrizio, stiamo esaltando troppo Benitez. Benitez ha le sue responsabilità, perché non dimentichiamoci che bisogna dire bene, ha preparato male i preliminari di Champions League. Pure lui li ha sottovalutati, cioè ha sbagliato anche la strategia di preparazione, perché il Napoli ai preliminari non ci è arrivato con le gambe nella maniera giusta. Dopodiché nessun allenatore al mondo avrebbe detto: se non superiamo i preliminari non succede nulla, non è una tragedia. No, Pino, Napoli. Non siamo ancora completi, perché io ancora trovo qualche difettuccio ancora di condizione mentale di questa squadra. Ma non esiste mai la perfezione, c'è sempre qualche difettuccio. Intanto io vorrei collegarmi subito con la redazione, dove c'è Anna Di Chiara in connessione diretta con i tifosi da casa. A te, Anna. Grazie Paola. Beh, io vi rubo davvero pochissimi minuti giusto per spiegarvi appunto come funziona la nostra pagina Facebook. È semplicissimo, basta andare su Facebook,
trovare appunto la nostra fanpage San Paolo Show, cliccate mi piace e da lì potete interagire con noi, ovviamente con le vostre domande e anche le vostre considerazioni al nostro parterre. Voi già in studio state parlando di Benitez, è proprio su questo che vogliamo cominciare e vi chiediamo, quella contro la Fiorentina può definirsi la vittoria di Benitez? Aspettiamo le vostre considerazioni. A te Paola. Come l'urlo di Tarzan, è una giungla che salta e si sfonda la cassa, la mia banda che avanza come l'urlo di Tarzan. Bene, siamo in... Sì, sì, sinteticamente, sì. E qui si è arrivato a dire anche che Insigne, va bene, si è infortunato perché viene costretto a un lavoro esagerato da parte di Benitez, il che veramente è incomprensibile e assurdo, quello che ho sentito dire proprio anche ieri sera. Vediamo cosa ne pensa il nostro pubblico in collegamento dal punto SNAI di Pianura, te Mary Boccia. Sì, grazie, grazie per la linea Paola. Come dici tu, siamo sempre qui in diretta, rigorosamente in diretta, in collegamento dal punto SNAI di via Socrate 1 a Pianura e resteremo qui per l'intera puntata, quindi chiaramente approfittiamo per invitare tutte le persone di Pianura e anche dei comuni limitrofi a raggiungerci, perché magari più tardi daremo la possibilità a qualcuno di intervenire in diretta o anche soltanto magari per guardare la puntata insieme a noi attraverso i nostri schermi, proprio come stanno facendo adesso delle persone alle mie spalle, come puoi vedere, che in questo momento salutano e che sono venute qui per scommettere e poi si sono trattenute insieme a noi. E come dicevi tu, come abbiamo detto anche prima, in nostra compagnia c'è il nostro super astrologo, ci vantiamo di avere il nostro Riccardo Sorrentino, esperto di stelle, che vuole dirci qualcosa proprio su Benitez. Ma Benitez è un ariete, io ho sentito prima delle critiche e le esaltazioni. Benitez come ariete è un segno molto capace, molto testardo, che ha un obiettivo e lo vuole raggiungere, chiaramente poco flessibile, quindi quando ha un'idea non ascolta tanto i consigli oppure i pareri altrui. Nel mese di ottobre, nella fine settembre-ottobre, sono partite tante opposizioni per Benitez e in effetti queste opposizioni hanno un po' esasperato alcuni aspetti e lì sono partite molte critiche. In effetti le critiche erano soprattutto sui turnover esagerati e sul fatto che le sue sostituzioni sono molto tardive. Generalmente lui sostituisce al 70esimo, inizia a valutare delle sostituzioni. In certi casi queste decisioni hanno portato, non so, le sconfitte, la sconfitta con gli Young Boys in Coppa, alcune perdite di punti importanti con squadre sicuramente non all'altezza del Napoli e questo ha prodotto qualche critica maggiore. Bisogna dire che queste opposizioni con la fine di ottobre se ne sono andate via e si stanno vedendo i risultati, non soltanto come risultati, ma anche con l'atteggiamento meno testardo, più flessibile di Benitez, perché abbiamo notato che il turnover è diventato sicuramente più ragionevole abbiamo notato anche che nelle sostituzioni è diventato un po' più strategico. Bene, in qualche modo insomma ha ascoltato anche i consigli di quei critici che adesso contestiamo, ma bene, che forse in qualche modo sono stati nel loro piccolo anche utili. Grande okay. Benitez adesso Giove lo aiuterà e quindi io spero molto in Benitez per riagguantare queste due fuggitive famose. Bene Riccardo, ci informerai sicuramente in seguito e Paola, quando vuoi noi siamo qui e ovviamente più tardi intervisterò anche qualcuno del pubblico. A te la linea. Grazie, grazie Mary. Dice l'astrologo, caro Benitez, che Giove ti aiuti. Vogliamo allacciarci alle sì. sostituzioni? Sì. Allora io ho la mia idea, perché quella che è stata domenica è quella di Higuaín. Non puoi lasciare una squadra senza un punto di riferimento davanti, che poi abbiamo visto che nel finale abbiamo penato parecchio. Quindi questa sostituzione che ha fatto domenica non credo che sia stata la migliore. La gente ha detto che Benitez si sta italianizzando, volendo far dire che anche con la gara della Roma, a un certo punto ha tolto l'attaccante e ha messo il difensore, lo ha fatto a Firenze quando gli ultimi 7 minuti si soffriva. Allora, quando lo fa, si italianizza, è un complimento. Dico, ma quando lo fa, va male. Non lo fa, allora non ha capito il calcio italiano. E lo fa, questo è sempre oggetto di discussione, comunque è chiaro, no?
poi dell'attaccante che lo stai vincendo metti un difensore e c'è chi dice va bene, non è sicuramente un sistema tipicamente italiano, non era da Benitez che viene dal calcio inglese, sappiamo bene, quindi tutto questo gioca sicuramente a suo favore. A noi l'importante è che il Napoli stia andando nella giusta direzione. Abbiamo indetto un piccolo concorso, chiamiamolo così. Voi allo stadio andateci con un bello striscione preparato da voi, con una frase simpatica, magari che ci riguardi pure, perché c'è un nostro addetto, un fotografo, che riprenderà gli striscioni più simpatici e noi regaleremo poi qui in trasmissione i biglietti per la squadra del cuore. Guardiamo gli striscioni che sono stati fotografati durante la competizione Napoli-Verona, quindi ovviamente parliamo sempre di competizioni in casa al San Paolo. Questo dice: se il Napoli vincerà la prof non ci interrogherà, interessante, mangiamo popcorn con il gol di Caglione, Romeo e Giulietta mangiatevi la polpetta. E devo dire che se in questo striscione vi riconoscete come gli autori, scriveteci sulla nostra pagina Facebook San Paolo Show oppure mandateci un'email sanpaoloshow@lunaset.it. Sarete invitati in trasmissione e vi regaleremo i biglietti per lo stadio. Vediamo un altro striscione interessante che anche ha colpito la nostra attenzione. Si nasce e si muore sempre Napoli nel cuore, sempre nella competizione Napoli-Verona. Mi raccomando, guardate bene, ne abbiamo ancora un ultimo, questa volta nella competizione Napoli-Roma. Guardiamo quest'ultimo striscione che riceverà in regalo il biglietto per lo stadio San Paolo. Ecco, sì, dalla regia lo possiamo anche mandare, comunque ve lo incomincio a dire io, diceva: te l'ho giurato al di là del risultato. Ovviamente alludeva ad amore, a fedeltà, eccolo qui, guardate, era bello grande, grande, quindi fatelo bello, grande, grande, preparatelo, scrivete anche qualcosa che ci riguardi qui in studio, così vi regaleremo i biglietti per tornare al San Paolo e seguire il nostro Napoli. È il momento di andare a prendere ancora una tazzina di caffè. Mi raccomando, a quest'ora decaffeinato. 2 minuti di pubblicità e saremo ancora qui a San Paolo Show. Solo al terzo posto, leggete la nostra slide, azzurri da soli al terzo posto perché finalmente riesce a conquistare con i suoi 21 punti appunto la terza posizione, dietro solo alla Roma che è a 25 e alla Juve, beh, che ne è a 28. Abbiamo anche una classifica che possiamo sicuramente adesso mettere in evidenza, così controlliamo l'esatta posizione. Ecco qui, dopo di noi c'è solo Sampdoria e Lazio, ovviamente ad 1 o 2 punti di distanza, insomma è ancora lungo il percorso, però devo dire la soddisfazione ce la stiamo togliendo, è vero Angelo? Assolutamente sì, io devo essere sincero, pensavo che dopo tanti anni di calcio non mi innamorassi mai di un allenatore, non ho mai avuto questa passione per gli allenatori, ho sempre guardato questa tua mascolinità? Ho sempre guardato, è l'età forse che ti può... ecco, si dice che dopo i 50 ho sempre si guardato cambia. Il calciatore, ecco. E la maglia innanzitutto, però Benitez io credo che è un allenatore di grandissimo spessore, di grandissima qualità, e credo che l'ha dimostrato nel momento in cui non ha mai cambiato quello che è il modulo suo, perché io credo che in qualsiasi settore, se tu cambi perché ti condizionano, vuol dire che sarai sempre un perdente. Se tu credi in quello che fai,
nessuno può condizionare. Però ci sono dei momenti che in corsa deve anche cambiare, Angelo. Non è che puoi giocare sempre allo stesso modo. C'è un avversario che però tante volte... ragione, Beppe. Sta avendo ragione, lui, però è pure una squadra che secondo... ci sono dei momenti che devi adeguarti anche alla squadra che trovi di fronte. E la squadra che ha fatto... bisogna cambiare il modulo a seconda della ma squadra. Ma in corsa ti capita, che Paola, che puoi avere di delle difficoltà. È normale che l'allenatore sta lì per trovare qualcosa di nuovo. È lui l'allenatore, insomma, però la direttiva Mazzari di lui. Adottava proprio questo sistema di era un po' diverso, invece poi ha fatto più gol fino adesso, dopo non la Juve. Piaciuto. Dopo la Juve c'è il Napoli. Paola, per cortesia, Paola, non parlare mai di Mazzarri in questo studio, perché ci sono molte vedove di Mazzarri in città. È un campo minato, Paola. No, ci però, campo, poi la espressione, però, però volevo dire una cosa, se permetti. Volevo aggiungere una cosa a quello che ha detto Angelo, che se lui conoscesse personalmente Benitez, in molti alcuni giornalisti di Napoli e anche qualcuno da fuori che viene qui a darci delle lezioni, a sentenziare, conoscesse Benitez a fondo personalmente, se ne innamorerebbe di più sicuramente, perché è di una cultura straordinaria, si è innamorato di Napoli. Una piccola differenza non tecnica, Mazzarri ha mangiato una sfogliata a Piazza Vittoria e se ne è scappato e non ha più visto Napoli. Benitez cerca il contatto con la gente di Napoli, Benitez vuole sapere tutto di Napoli, ha visitato il San Carlo, ha visitato tutti i monumenti di Napoli e mi ha messo anche KO e mi ha detto, mister, lei ha visitato il Cristo Velato? Mi ha risposto 3 volte. Io che abito a Napoli l'ho visto 1 volta. Gli ho detto tutto alla spessore del personaggio. Che... Pronto? Chi è? Ah, sì. Ah, buongiorno signora. Sì, no, è la moglie di Angelo Di Gennaro. Ah, che ha detto? Angelo Di Gennaro fa ridere, lei. Vabbè, normale, quello è comico. È comico, è normale. No, Indolietta fa ridere. No. E che ci tenete? Che io in casa mi faccio rispettare e ti faccio le sei, basta che dico vicino a mia moglie, andando per dire. Riparami una lavandina piena d'acqua calda, scatta con me una molla e subito può riparare. Mi dice, che te sei? Ecco, faccio la cucina con l'acqua fredda. È giusto! L'uomo moderno, il nostro Angelo Di Gennaro. Massimo D'Alessandro, io volevo chiederti a questo punto del successo del Napoli, del terzo posto, sì. Secondo te dove può arrivare questo Napoli? Questo lo vorremmo capire, se il Napoli comincia a offrire una costanza, no? Se il prodotto Napoli comincia effettivamente a risultare costante, e allora questa è una squadra che in considerazione anche del fatto che Juventus e Roma sono impegnate, speriamo che lo saranno a lungo anche in Champions League, il Napoli secondo me sarebbe un gravissimo errore porre dei limiti a questa squadra in questo momento. Però questo mi ricollega a un altro discorso, De Laurentiis. Tra l'altro diamo anche una notizia, il 12 dicembre il presidente De Laurentiis presenterà il nuovo film Un Natale Stupefacente a Napoli, come sempre fa in anteprima in quell'occasione, certamente tornerà a parlare anche di calcio. Detto questo, vado con lo sguardo proprio da Angelo Pompameo, quanti hanno criticato De Laurentiis per delle frasi pronunciate a Di Maro quando il presidente ha parlato di scudetto, poi la campagna acquisti non è stata certamente roboante, no? Certi nomi che qualcuno aveva scritto e qualcuno detto poi non sono arrivati. In ogni caso De Laurentiis mediaticamente è stato massacrato. E ora il Napoli è o non è da scudetto come diceva il suo presidente? Potenzialmente il Napoli se la può giocare con Juventus e Roma, se la sarebbe potuta giocare senza che avesse così buttato le ottiche la prima l'ha vinta. Non mi rubare la parola, la prima l'ha vinta con la Roma. Aveva capitano, non mi così torto il presidente, no, ma qua con la Roma già te la può fare. Capitano, mi ha rubato la parola. No, perché il collega D'Alessandro stasera non è molto presente e mi dispiace perché lui è molto attento. Questa squadra, se noi vediamo le prestazioni, sono 8 partite che fa 8 risultati consecutivi. In queste 8 partite però il Napoli ha gettato alcuni punti fondamentali, penso a 3-4 punti, con i quali sarebbe, scusatemi, al pari della Roma. Adesso se questa squadra, presentata dal
De Laurentiis in pompa magna, forse non lo è, forse lo è, d'estate un po' forse avventato, eccetera, eccetera. Avrebbe gli stessi punti della Roma, sbagliando un rigore, essendo in vantaggio a Milano, eccetera, eccetera. Scusate, ma questa squadra allora può lottare per il titolo? Questa squadra può lottare per il titolo? Angelo, attenzione, è una squadra capace di tutto, però non esaltarsi troppo, perché se Koulibaly non salva quel pallone sulla linea, la partita finisce 1-1. Le manca se ancora... Se il portiere del Chievo non fare rigore, forse il Napoli vince la partita. No, il segreto dei 17 punti, quanti ne ha fatti in 7 partite, sta proprio nel ragionare partita dopo partita e cercare di migliorare quei punti deboli che aveva avuto fino ad ora, come la fase difensiva. Come la fase difensiva. Perché il Napoli è partito male, è chiaro che doveva... Come sta facendo? Sta recuperando. La forza del Napoli è questa, messe a lavorare di partita in partita. Ma io stavo dicendo un'altra cosa, se l'ambiente si aspetta che questa squadra è pronta per lo scudetto, commette un gravissimo errore. Massima umiltà e crescita, perché ha perso anche Insigne nel frattempo. Così come deve essere rivisto evidentemente il giudizio troppo negativo nei confronti di Benitez di inizio stagione, secondo me ci deve essere una revisione anche del giudizio di quelle affermazioni di De Laurentiis in estate, perché questa è una squadra che può lottare almeno per lo scudetto. Di inizio stagione, voi il titolo del film che va a Natale già lo sapevate? Natale stupefacente. Quello era un titolo per la stampa, le prime partite del Napoli. Un Napoli stupefacente, sei venuto fatto. E comunque per chiudere il discorso bisogna dire che però dobbiamo anche valutare le prestazioni. Quanto un pugile non prende un pugno, faccio l'esempio di Maurizio Oliva, no? E poi vince il match e non ha concesso nulla all'avversario, è un grande pugile, diciamo, no? Questo Napoli, mi dovete dire, nelle ultime partite cosa ha concesso agli avversari? Se salviamo, o meglio, se condanniamo il primo tempo di Milano, il Napoli non ha mai sofferto l'avversario. Ha avuto il possesso palla migliore, ha creato decine di palle gol ed è stato anche, a mio avviso, anche sfortunato. Io credo non voglio salvare questa squadra, però dico valutiamolo serenamente e dimentichiamoci il passato. Là bisogna analizzare bene. C'è questa squadra che ha incrementato il possesso palla. Incrementare il possesso palla significa avere gioco. E allora questa squadra è cresciuta nel gioco e quindi è una squadra che veramente ci può dare grande fiducia. Patrizio, i punti che più non abbiamo preso sono stati proprio contro le squadre minori. Può succedere che a volte si prendono proprio sotto gamba gli incontri che potrebbero apparentemente sembrare più semplici? Però io voglio dire, noi abbiamo perso uno, guardate, sarà antipatico pure, ma Conte aveva questa mentalità, pure se giocava capo di Olana lui non gli interessava, doveva vincere e giocava con è un contemporaneo comunque Conte, tu parli al passato. Infatti, no, cioè era con la Juve, speriamo che sia la nazionale, non lo sappiamo. Non sappiamo. Però c'è una mentalità diversa, una squadra che è abituata a vincere, che ogni anno sta lì per vincere. Napoli deve crescere, sta crescendo per arrivare a quei traguardi. Ma la Juve sta sempre lì, il discorso della Juve è diverso. Ragazzi, a voi Peppe mi può essere testimone. Ma non è professionale sentir dire che una squadra che scende in gamba, pagata profumatamente, non può sottovalutare l'avversario. Non può dire non che sta partita non è questione. Voi non valutate la cosa importante in un calciatore, in un atleta, la condizione mentale, cioè la tensione nervosa. Un calciatore, un atleta non può mai stare al massimo. La condizione nervosa distrugge l'atleta, la grande responsabilità lo distrugge. Giocando ogni tre giorni. Oggi quando poi ogni tre giorni. Guardate che il Napoli sta facendo delle cose straordinarie. È difficile cosa mantenere... Cosa che non sta facendo la Roma, quale cede in Champions, laddove noi l'anno scorso, nelle stesse condizioni, abbiamo fatto uno straordinario girone di Coppa dei Campioni. Dobbiamo fare un applauso a quel Napoli e a questo Napoli, secondo me. Peppe, chi più di te? Ragione a quello che sto dicendo io. Quando gli impegni si importante, dobbiamo dare meriti a Benitez. Alla sua parte. Quindi è chiaro che poi quando sei sopportato dai risultati tutto diventa più semplice come adesso, perché chiaramente di partite non possiamo esimerci dal valutare tecnicamente questo organico. Se noi pensiamo che questa striscia positiva possa far pensare che il Napoli è pronto per lo scudetto, commettiamo un grande errore, perché è una squadra che non ha ancora la personalità
e non ha ancora dei ricambi tali da poter competere fino alla fine a, con la Juventus e a questo ritmo. Sì, ma è capace di tutto. Questa è una pecca di Napoli, perché dall'esaltazione, dall'esaltazione poi andiamo subito giù. Ma io voglio sempre sapere chi ci ha messo sotto. Lasciamo questo quesito in alto, Angelo, tranquillo. Eri Boccia, punto SNAI. Allora, il quesito è questo: il Napoli potrebbe effettivamente arrivare allo scudetto? Vediamo un po' di previsioni astrologiche. Esatto, esatto, le vediamo subito. Mentre intanto ti dico che qui l'affluenza aumenta, c'è un via vai di gente qui al punto SNAI in via Socrate 1 a Pianura, perché noi l'abbiamo detto già prima, saremo qui per l'intera puntata, quindi vi aspettiamo qualora volesse venirci a salutare e magari anche intervenire in diretta. Lo chiediamo subito a Riccardo. Così come dichiarai a inizio campionato, ho scritto pure sul giornale, il Napoli, essendo una società nata nell'agosto del 26 del segno del Leone, poiché Giove, il pianeta della grande fortuna nel segno del Leone, e in aspetto positivo anche al presidente De Laurentiis Gemelli e all'allenatore Benitez Ariete, il Napoli astrologicamente, rispetto alle due altre candidate, Roma, segno zodiacale Cancro, con un allenatore Pesci, e la società Juventus Scorpione, con un allenatore Leone, ecco, diciamo, è tra le tre la più favorita per lo scudetto sul piano astrologico. Che cosa dissi a inizio stagione, ribadisco, che Napoli avrebbe perso dei punti in partenza, ma se a Natale, quando Saturno diventerà ancora di più favorevole a Napoli perché passerà in Sagittario, si troverà massimo a 4-5 punti dalla Juve o dalla Roma, il Napoli ha tutte le caratteristiche astrologiche, essendo una squadra protetta all'80% come rosa, di fare una clamorosa rimonta nel girone di ritorno. La società Juventus, invece, del segno dello Scorpione, probabilmente proprio nelle ultime 4-5 partite potrebbe perdere punti molto importanti. È un suo classico, vi ricordate quando perse lo scudetto con la Lazio? La Juventus soffre molto astrologicamente le ultime 4-5 partite. La Roma, invece, con Garcia Pesci che avrà Saturno contro, non avrà sicuramente, già lo sta notando anche per gli impegni di Champions, non avrà la fortuna, diciamo la C maiuscola che ha avuto nella stagione scorsa, ma avrà un po' di sfiga soprattutto nel mese di marzo. Quindi io vedo il Napoli, se ci crede, veramente può raggiungere un clamoroso obiettivo, quello che sogniamo tutti. Bene, sotto questa luce di questa buona stella io ti restituisco la linea, Paola. Per il momento è tutto dal punto SNAI di Pianura. Grazie Mary. Pronto? Saranno le pizze? Ma noi stiamo facendo la trasmissione, ci lasciate stare in pace cortesemente. Sì, è la moglie di Riccardo Sorrentino. Ah, che vuole? E non ho capito, voi siete cadute e state ridendo. Ah, perché è l'unica volta che ha visto Stella. Perdonatelo. Dimmi, Angelo. Vedo questo collegamento, beh, una cosa mi sta incuriosendo assai. In questo punto SNAI ci stanno pozzaiolo che secondo me ha abbandonato la pizzeria, la gente sta aspettando, si è chiuso la dita, mi piace. Ma in televisione. Angelo Pompameo, andiamo un po' nello specifico. Tu eri a Firenze nel corso della competizione, quindi hai visto tutto da vicino, hai seguito attentamente questo match con una bella conclusione. Ma come ha giocato effettivamente Higuain? Guarda, Higuain è entrato tante volte nella manovra, però abbiamo preparato anche delle immagini per far vedere come poi questa manovra del Napoli alla fine... Sì, difatti guardate, ecco, sembra un po' nervoso, sì, come se si non è riuscito a concludere tanto. Perché molto spesso si proponeva, però non ha avuto le palle giuste per il momento... Non ha avuto le palle? Le palle, no! Le palle giuste! Pompameo stasera, questo no, no, è presentissimo. Non ha avuto i palloni giusti per metterli dentro. E molto spesso Higuain, diciamo così, si è rammaricato di questo, perché effettivamente le occasioni, guarda, erano proprio nitide. Adesso al centro aspettava il pallone, niente da fare, quello ha tirato lì da fuori. Il mio Caglione, non è quello, è Caglione, non è Higuain.
Sì, quella che ha tirato adesso. Doveva andare al centro, doveva andare però al centro. Però un giocatore come Higuaín lo invidiano in tutto il mondo al Napoli, perché fa reparto. Guarda, che qui si propone, aspetta il pallone, però niente da fare. Sì, è un po' nervoso. Va servito molto di più. Sì, sicuramente, sì. Senza Insigne diventa una perdita importante per Higuaín, perché Insigne era riuscito a trovare la genialità di quel movimento al centro e a cercare anche Higuaín, che nessun altro ha, tantomeno non ce l'ha Mertens. Quindi Higuaín è un giocatore, ragazzi, che io mi auguro che resti a Napoli più anni possibile, perché fa reparto da solo, ha delle giocate. E io ho parlato con un difensore della Fiorentina che non giocava e mi diceva: guarda, è mostruoso, tremano quando prende la palla, perché non sai mai quello che inventa. Ha fatto una serpentina, ha evitato quanto se va dentro quel pallone. Noi stiamo a parlare per 10 giorni di quel gol. Ma pure quindi, se non va, ma parlare quindi, 100 giorni quindi, di questo dire, calciatore io è un fuori classe, è vero, fuori classe, sì, del Napoli. Ma che te ne immagini? Analizzando se bravo o meno, perché che sia bravo è indiscusso. Noi stiamo parlando della sua condizione psicologica momentanea all'interno del Napoli. Si incazza perché va servito di più, va servito di più, perché è un attaccante che continua a scattare e non gli arriva la prima, nella seconda e nella terza, è normale che si arrabbia. Vuole più servizio, certo, chiunque certo, l'avrebbe fatto, certo, e lui però, fa benissimo così, però quella rabbia perché l'ha scaricata è anche un modo sul per scuotere i compagni, per essere servito di più. Quella rabbia l'ha scaricata sul gol. Una costruzione di gioco diversa. Potrebbe raccontare di un famoso incontro a Vietri in cui Maradona, no, scosse quel Napoli lì dicendo: mi dovete dare di più la palla, no? Eh? Sì, famoso incontro a Vietri. È meglio che non ne parliamo di quel ritiro. Fu una bella serata, su. No, furono giorni, non una serata. Giusto, era di Dio. Giorni, perché ci sono dei momenti laddove appunto un calciatore può scuotere un po' i compagni, può essere contrariato. E chi ma... lo fa? Chi lo fa questo? Lui te lo dico io. Il giocatore più rappresentativo di questo Napoli, perché in questo Napoli, se la vogliamo dire tutto, l'uomo rappresentativo è lui, sì, perché caratterialmente già da tanto di più rispetto agli altri. Però c'è un altro calciatore, c'è un altro calciatore. Rende di più. Io l'ho notato anche l'anno scorso, il fatto che si tenda molto, che si arrabbi in campo, francamente non lo leggo come un cattivo segno. Poi no, proprio in questo momento, dopo un inizio stentato in cui c'è non riusciva a trovare il gol, adesso sì, secondo me sì. Ma poi vediamo un altro calciatore, ecco, che invece, ecco, è stato, sembrava un po' sopito, ma ultimamente pare dia la carica a tutta la squadra. Parliamo del portiere Rafael, molto diverso dai nostri portieri, sì, piattoni perché animali, dobbiamo, perché lui è in forma fisicamente. Qui dobbiamo dire una cosa importante, sì, Paola, perché questo portiere bravissimo lo scorso anno fino all'infortunio, poi distrutto dopo l'infortunio da molti tifosi. Lo abbiamo colto in un momento particolare, qui fa un rinvio, e questo passaggio, e dice: forza ragazzi, giochiamo. Giochiamo. È un portiere che secondo me pian pianino sta risalendo la china e sta credendo nei propri mezzi. Non sarà l'eccellenza, no, Reina. È diventato dall'infortunio. No, lui le vedi, non esce più come una volta. Ecco, già la vogliamo dire tutto. Diciamolo. E noi veniamo da un portierone che abbiamo avuto l'anno scorso. Quello è il problema. Qui c'è una grossa differenza, senza togliere merito al ragazzo, per carità. L'anno però scorso dicevamo che ma era c'è una più forte di Reina, sostanziale, no? Lo scorso Angelo, ma non diciamo sciocchezza, Angelo, nelle uscite Angelo, ancora, lo dicevamo nelle lo scorso uscite non è pronto e con i piedi non è ancora pronto. Non noi veniamo, come paragoni, dice Beppe, così veniamo da Reina, che era un mostro nelle uscite. Non ho 15 anni, però un uomo nudo nello studio televisivo sportivo io non l'avevo mai visto. Ce l'abbiamo solo noi, al San Paolo Show, Marcello Giuliano, scostumata. Il nostro streaker, ce l'hanno tutti gli stati, giustamente, ce l'abbiamo anche noi al San Paolo Show. Bene, abbiamo raccolto un po' di pareri, di sensazioni da parte dei tifosi live in strada. Il Vox Populi, curato dalla nostra redazione, è scesa per noi in strada Taisia Raio. Pa, 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 pa.
prestazione degli azzurri contro la Fiorentina. Quest'anno il Napoli è da scudetto? Sentiamo come la pensano i tifosi. Ha buone probabilità, la Juve è una squadra molto solida, però il Napoli sta dimostrando di essere una buona squadra sicuramente. Secondo me se si continua con questa intensità, registrando la difesa proprio tranquillamente, proprio senza alcun problema, bisognava farlo dall'inizio, ma comunque meglio tardi che mai. Sono state le prestazioni, sì. Perché? Perché già la squadra c'è, un certo qual modo gira tutto bene, l'ho visto già. Per lo scudetto credo ci potrebbe mettere il pensiero, però non credo che il Napoli sia da scudetto per quest'anno. Sia un'ottima squadra con degli ottimi giocatori, peccato anche per Insigne che adesso ha avuto questo infortunio. Se vogliono i giocatori, il Napoli è da scudetto sicurissimo, perché dobbiamo solo affrontare questa Roma che dicono che è forte, è la Juve, poi il resto, il Milano non sta giocando bene, l'Inter non gioca bene. C'è da pensare un attimino a questa domanda che lei mi ha fatto, in quanto comunque oggi dobbiamo sempre, vediamo la Juve sempre che gioca sempre più forte, quindi dobbiamo attendere. Le potenzialità sono buone, ci sono bei giocatori, ce la possiamo fare. Ci sono squadre più forti che ci precedono. Il tuo giudizio quindi sulla squadra quest'anno? Terzo posto e Supercoppa. Fino a poche settimane fa eravamo tutti scettici, sia contro Benitez che contro i giocatori del Napoli. Adesso stanno dimostrando il loro valore e quindi poi si vedono anche i risultati. Gonzalo, Gonzalo, onora la maglia, è un professionista, segue i consigli del nutrizionista. Mangia verdura, fa dieta sana, ormai si è capito, la piace a Matà. Grande campione in una parola. Gonzalo, Gonzalo, arriva il Pipita e Napoli vola. Chiatti, però effettivamente vi sapete muovere, va, diciamola così. Grazie. Allora, abbiamo un collegamento dalla nostra redazione con Anna Di Chiara. Che cosa chiedono i nostri tifosi da casa? Sì Paola, grazie, sono tantissime le domande dei nostri tifosi, ringrazio anche appunto i nostri telespettatori perché sono tanti anche i mi piace sulla nostra fanpage San Paolo Show. Ti leggo un po' di messaggi, c'è Salvatore che dice: è vero che Benitez avrà le sue colpe non essendo riuscito a superare i preliminari di Champions, sarà stata una scelta strategica perché l'Europa League è più abbordabile, chiede il nostro telespettatore. Poi c'è Antonio che dice: forza Napoli. E c'è ancora Claudio Renzullo che dice: ricordo a tutti per l'ennesima volta che questa squadra, se non fosse stata per i due rigori sbagliati, avremmo ben 5 punti in più e saremmo al punto della Juventus. Non solo, senza citare poi il pareggio con l'Inter al 93esimo minuto. Nonostante tutto, dice il nostro amico Claudio. Poi ci sono anche delle domande specifiche, ad esempio per Massimo D'Alessandro, c'è un nostro telespettatore che dice: il radio ha spesso accusato Benitez, oggi hai cambiato parere? Chiede il nostro telespettatore. E poi Paola, ancora una cosa prima di ridarti la linea, ovviamente far rispondere al tuo parterre, anche sulla nostra pagina Facebook abbiamo chiesto ai nostri telespettatori di mandare un messaggio di augurio per il nostro Lorenzo Insigne. Bene, grazie Anna. Allora scriveteci, facciamo tanti auguri a Lorenzo Insigne. Massimo D'Alessandro, ti hanno posto una domanda, no, da casa. Ci siamo già espressi su questo, no? Il giornalista secondo me ha il diritto di criticare quando vede delle cose che non stanno bene e francamente poi quando si tratta di Napoli è un pezzo della mia vita, per cui francamente io ho visto come tutti delle prestazioni scialbe, senza cuore, senza grinta, con formazioni talvolta insomma un po' scriteriate, e ho criticato, ma adesso come si fa a criticare un Napoli così? Non è che uno poi deve tenere una posizione contro Benitez, la mia non lo è mai stata, diciamo, come un partito preso contro Benitez, anzi. Ti fa onore che poi tu marci indietro, ma tanti altri non l'hanno fatta. No, ma l'ha fatta Biasin su Rai 1, no, ma tanti altri non l'hanno fatta. Però, ma io se vado mi consente, oltre. Scusami, sì. Io vado oltre.
Il Napoli ha uno straordinario allenatore, adesso c'è una squadra che lo segue, una squadra che ha della qualità, e allora si deve pensare in grande. Però... io vi riporto un attimo, provo almeno a farvi tornare indietro a luglio dell'anno scorso, va bene? Giugno dell'anno scorso, quando il Napoli ha preso Benitez, voi vi sareste immaginati mai di iniziare il secondo anno con Benitez allenatore e di non pensare allo scudetto? Massimo, voglio dire una cosa, l'errore grave che si commette, bisogna pensare almeno nella critica, l'errore grave che si commette, che io dico è giusto criticare, diciamo, partita per partita, però è importante capire, ma il Napoli è di qualità? Se è di qualità, allora l'importante è che noi non mettiamo in discussione che il Napoli è una squadra di qualità, che poi è giusto criticare domenica per domenica, va bene, allora, è logico, va dire, male, tu vuoi bisogna dire, criticare. Tu vuoi dire molto l'importante semplicemente. Non si metta mai in discussione che il Napoli oggi è una squadra di qualità. Tu vuoi dire molto semplicemente, questa squadra ha una filosofia di gioco? Sì. Questo modulo che lui insiste è il modulo migliore per questo Napoli? Sì. Questo turnover che lui fa, poi mi dovete spiegare perché non funziona a Berna ma funziona al San Paolo con la stessa squadra. E allora noi giù, Batoste a Benitez, Angelo, tu mi insegni però il modulo di Benitez, quello che è importante sono gli esterni alti, e mo stanno funzionando alla grande gli esterni alti. Oh no, certo, ma non solo gli esterni alti, anche il centrocampo sta trovando una grande analisi. Idea. È anche cambiato molto questo Napoli, o no? Sì, è cambiato, però la filosofia è quella: possesso palla, palleggio, far venire fuori gli avversari, perfetto. Attaccare gli esterni. Ma la fase difensiva, avere pazienza, ma voi non avete pazienza. Ricordatevi una cosa: che gli artefici sono sempre i calciatori. Quindi quelle che fa l'allenatore sono suggerimenti. Calciatori per il resto sono loro gli artefici. Devono tutto qui, imparare che da se non piccolini. Si applicano, se non mettono a disposizione tutto il loro valore, certo. C'è poco devono da dire. Devono imparare da piccolini i calciatori, come la scuola calcio che ospitiamo questa sera, guardate quanto sono carini, la SD Casa Giovio o Casa Pulla, ricordate? Casa Pulla, di Casa Pulla, un applauso per questi figli meravigliosi. Dotati di microfono Lunaset, perché c'è una domanda per il nostro parterre. Come ti chiami? Manuel Pellegrino. Quanti anni hai? 12. 12 anni, bene, per chi vuoi rivolgere la domanda, per chi vuoi formulare la domanda? In generale, per tutti. Sì, vediamo chi ti risponde prima. Dopo l'infortunio di Insigne, il nostro presidente De Laurentiis già avrà qualche contromossa per rimpiazzare il posto? Il grande posto di Insigne. C'è il nome e lo sguardo del calciatore. Manuel Pellegrini ti chiami? Sì. Pellegrino. Questo diventerà un calciatore importante. Sì. E se lo dice Rino ci sarà. Sorrentino, l'astrologo, però l'ha detto Rino ci sarà. Lascia stare le stelle. Le stelle sono importanti, però ci vuole molta umiltà, ci vuole molto sacrificio. Studi e allenamento, se fai solo allenamento non va bene, gli studi, perché oggi il calciatore importante è quello che sa anche essere intelligente in campo, per essere intelligente in campo devi anche studiare. Ti rispondo io, il Napoli già da ieri ha cominciato a monitorare e a vedere come fare per sostituire Insigne. Non è facile sostituire un giocatore come Insigne, perché non ce ne sono in giro con queste caratteristiche e disponibili già a gennaio, però il Napoli è pronto a intervenire al mercato di gennaio, perché c'è bisogno anche numericamente lì. Ci sono solo Calleon e Mertens, non possono giocare sempre loro due. Escludi il ritorno di Vargas. Poi dopo fai la domanda se devo salvare una situazione, perché lui ha detto una cosa che al ragazzo non è tanto il ragazzo che è importante che lo candisi, che lui sarà un grande giocatore. Ma si l'hanno disopata la famiglia, rimane a mattina scende una ferie perché ci ha marroccuto. No, aspettate un attimo, vediamo prima che succede. Perché se no chi dice guarda coglione ci porti i soldati. C'è tornato a questo discorso la possibilità che il Napoli riprenda Vargas e lo affidi a Benitez per dargli quel gioco che Insigne gli stava dando. È un po' difficile, anche se devo dire la verità, Benitez una volta parlando con me mi disse come mai quel giocatore lo conosceva, non è riuscito ad esprimersi nel Napoli, proprio Benitez. Quindi, se fosse De Guzman terzo di sinistra, faccio una domanda. Questa è un'ipotesi al vaglio anche di Benitez, di schierare De Guzman e farlo alternare con Hamsik
creando quella alternanza che si stava creando con Insigne. Se voi avete visto nelle ultime partite, Insigne convergeva al centro ed Hamsik si spostava e quindi creava. Però nell'argomento del blocco successivo, sì, io vorrei intanto sapere dal nostro futuro calciatore Pellegrino, sei soddisfatto della tua domanda? Va bene così oppure hai altro da chiedere? Avrei un piccolo pensiero da darle. Ah, un pensiero, vediamo. Da darmi. Un pensiero da darmi. Allora è il giocatore. Sì che ne capisci. Che bello, guardate, con, ecco, facciamolo vedere, con avevi ragione, l'augurio di un notevole successo. Grazie, grazie moltissimo, grazie. Grazie veramente, vado a conservarlo in camerino mentre voi scambiate pure due chiacchiere con vostra moglie o con vostro marito, se no dicono che guardi sempre la televisione, vediamo che cosa dobbiamo fare domani. Pubblicità, due minuti. Mi fanno sfogare, come si dice, quindi sono più felice, ma sono un po' triste per l'infortunio del nostro Lorenzo Insigne. Leggiamo qui l'Insigne lungo stop. Sapete bene che è stato già operato al crociato, l'intervento è andato benissimo, ma ovviamente seguirà un lungo tempo di recupero. Noi ci auguriamo che sia il più breve possibile, anche perché Insigne aveva dei progetti importanti anche nazionali, ma ovviamente ne parleremo. Rino Cesarano, io ho letto questa mattina il tuo articolo sul Corriere dello Sport, sì, in cui tu hai parlato dell'evoluzione di Lorenzo Insigne, quindi sì, prima del suo infortunio lui comunque aveva avuto un suo percorso formativo, sì, importante. Formativo, sì, bisogna dare atto a Benitez che indirettamente ha risposto a Zeman, dicendo quando Zeman fece dei rilievi a Benitez sull'impiego di Insigne, Benitez rispose: un conto è giocare in B, un altro conto è giocare in Serie A a certi livelli. In B Insigne ha fatto l'attaccante pure nel 4-3-3 del Pescara e nel 4-3-3 del Foggia. In Serie A era difficile mettere in pratica quelle cose lì in Serie A, e quindi Benitez ha un po' modificato, ha chiesto ad Insigne di fare un determinato lavoro, Insigne ha risposto. Noi più vediamo queste scene e più ci viene una cosa al cuore, perché dispiace veramente. E quindi Insigne ha risposto a Benitez nella maniera, in una maniera splendida, perché delle volte abbiamo visto che ha recuperato dei palloni addirittura nella propria area di rigore, per cui era diventato l'esterno ideale nel 4-2-3-1 di Benitez. Era stato lui a scardinare la difesa della Roma, l'ha totalmente disorientata, e stava facendo bene anche a Firenze, perché Insigne ha delle caratteristiche tecniche che non ha Mertens, perché Mertens ha più la corsa esplosiva e uno più, è più attaccante Mertens, anche se qualche volta è stato impiegato da Benito. Sì. Sì. Insigne, non fino a oggi, fino a qualche settimana fa, sì, Insigne stava sul banco degli imputati. Sì. Mazzate, sì, di morte. Quindi non proprio abbiamo pazienza noi tifosi del Napoli. Sì, però non abbiamo pazienza. È il momento che secondo me la società, la città di Napoli deve stare vicino a questo ragazzo. Dobbiamo fargli sentire il nostro calore perché ne ha veramente bisogno. Io voglio dire a Insigne, ti parla uno che ha, nella sua carriera da pugile ha sofferto un grave infortunio alla mano destra, ho fatto quasi tutta la carriera con una sola mano. Voglio dire a lui, e gli cito una frase del mio libro, che dal profondo dolore segue sempre la gloria, e quindi lui ci deve credere in questo. Brava! 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 Brava!
Sono d'accordo. Sono d'accordo con quello che ha detto Patrizio, però voglio sottolineare a quelli a casa, non vi spaventate, non ha avuto una mutazione, sono io, perché l'avevamo già avvertito prima di iniziare questa trasmissione, non devo mettere i parli mazzarri perché te cacciamo, non ci ha creduto e adesso la conduzione è passata a me. Grazie Patrizio. Angelo Di Gennaro, Mattacchione. Patrizio, quanto occorre più o meno per recuperare un infortunio del genere? Tu che sei stato un grande atleta e soprattutto potrebbe compromettere la carriera sportiva di un giocatore? Non sono in grado di dire quanto tempo ha bisogno. Ho letto anche io i giornali che parlano di sei mesi, almeno sei mesi di... Però considerando la sua statura, così potrebbe essere facilitato nel recupero, siccome è un breve limite, perché è piccino, quindi può recuperare più in fretta, quindi sicuramente sarà così. Poi non c'è anche perché poi è giovane. La letteratura, diciamo, specifica della medicina di quel caso lì indica dai 5 ai 6 mesi. Però attenzione che Insigne non ha avuto nessun problema al ginocchio, ha solamente il crociato, quindi il ginocchio non è stato interessato. Quindi vuol dire per che cui... non è l'infortunio di Pepito Rossi? Assolutamente quello di Insigne? No, assolutamente non è l'infortunio no. di Pepito Rossi? No, perché si era detto che era uguale. Casi analoghi, se l'atleta risponde, sicuramente Lorenzo risponderà dal punto di vista fisico ed anche caratteriale, può impiegare anche sui 4 mesi e mezzo, 5 mesi. Però a questo punto il campionato è da ritenere chiuso per Insigne. Ecco che il Napoli a gennaio deve prendere assolutamente un esterno. Io stravedo per Perisic, ecco, del Wolfsburg, che ha anche lo stesso procuratore di Mbocu, questo è un destro. A questo proposito, tra l'altro, potremmo vederlo, potrebbe darsi che decidano di schierarlo titolare domani in un amichevole proprio contro l'Argentina di Higuain in Inghilterra, quindi c'è questo Croazia Argentina in Inghilterra e poi lo avremo sì, la Croazia Paolo, contro l'Italia. Il vero problema non è il costo di un giocatore, perché si è parlato anche di Lamela è un po' difficile, è il sogno proibito, è l'ingaggio del giocatore, perché sui 20-30 sull'ammortamento nei vari anni De Laurentiis si li spende, è l'ingaggio che frena tutto, anche quello lì del Marsiglia, Ayew, ha già un ingaggio sui 3 milioni di euro e in scadenza di contratto, per cui se non ha rinnovato con l'Olympique e viene a Napoli ti chiede più di 3 e quindi andiamo già sotto l'ingaggio che prende Higuain e diventa difficile. Un po' come anni e rimetti in discussione per 2 e mezzo, magari per 5 anni. Non lo fanno. 25 e allora non ci interessa, non sono giocatori da Napoli che si stessero a casa loro, come con Alonso che dice sempre di venire a Napoli, ma andassero a quel paese. Chi vuole venire a Napoli per ottare? Deve sentire l'appartenenza. La Mela, era il sogno proibito di De Laurentiis da un po' di tempo e devo dire anche con risultati straordinari. Il pallino del mercato è nelle mani di Benitez. Sì, è un grande giocatore, noi vogliamo discutere la Mela, no? No, la Mela non si discute, però non so se è anche visto in considerazione anche del ruolo il primo della lista delle preferenze di Benitez. Cioè con Benitez sotto questo punto di vista siamo in ottime mani, come coprire, manager Benitez non si discute. Portieri, vediamo chi bussa per favore. No, non posso rispondere, vai tu questa. Vai, per te, vai. Chi è? Chi è? Sarà il solito scherzo. Nessuno lo chiama. Non si ricorda la battuta. Chi è? Né nessuno. Non chiama mai nessuno. Non chiama nessuno. Vabbè, devo approfondire sta cosa. Comunque, stiamo parlando di Lorenzo Insigne. Abbiamo lanciato così la possibilità ai nostri telespettatori di poter mandare dei messaggi di auguri alla nostra Anna Di Chiara, che ovviamente adesso li riporterà qui a noi in studio. A te, Anna.
Sì, grazie Paolo, sono davvero tantissimi i messaggi di auguri ovviamente per il nostro Lorenzo. C'è Denise che scrive sulla nostra fanpage San Paolo Show e dice forza Napoli e soprattutto forza Lorenzo Insigne. Poi ancora c'è Nando e Pasquale da Napoli che scrivono grande Lorenzo, sei tutti noi. C'è Sara da Casoria che dice sei il sole del nostro amato Napoli, ti raccomando non mollare. E poi forza Lorenzo, Napoli e i napoletani ti sono vicini, ritornerai più forte di prima. Poi c'è un nostro amico che invece dice visto l'infortunio di Insigne, Rino Cesarano che formazione vedrebbe in campo? E ancora c'è un altro telespettatore, Giuseppe, che dice secondo voi Mertens giocherà tutti i 90 minuti vista l'assenza momentanea di Insigne? A te Paola. Grazie Anna, e potrebbe essere proprio questo l'argomento di discussione. È probabile che adesso riadatti il modulo all'assenza di Insigne, risponde proprio Cesarano. Assolutamente no, assolutamente no. Se c'è una cosa da riconoscere a Benitez è la coerenza nel suo modo di allenare il Napoli. Io non credo che cambi modulo, però qualcosa in corsa può cambiare, i giocatori li ha, ha anche Giorginio eventualmente che può giocare un poco più avanti, insomma non c'è l'urgenza di rimpiazzare Insigne perché c'è Mertens. Mertens che altre volte, attenzione, io non l'ho sentito dire da nessuno, altre volte Mertens ha agito addirittura da centrale nel tridente offensivo andando a marcare e a controllare il centrocampista avversario come contro l'Inter o anche come con l'Arsenal in Champions, quindi un certo lavoro Mertens riesce a farlo. Il problema lo si pone a gennaio, il Napoli deve intervenire. In questo momento se Mertens non dovesse reggere i 90 minuti ha la soluzione De Guzman e anche la soluzione eventualmente se sposta Hamsik, ma questa è un'idea tutta mia personale, perché io ad Hamsik ho visto fare delle cose sull'esterno, ammesso che alle spalle abbia Britos, cioè un difensore un po' più bloccato. Ha bisogno di una anche sicurezza. La Coppa d'Africa in un modo o in un altro comunque si giocherà dopo la rinuncia del Marocco, comunque a gennaio il Napoli dovrà fare a meno di Ghoulam per un po'. A proposito di Insigne, poco prima di iniziare la trasmissione ho sentito Antonio Ottaiano, uno dei suoi agenti, e mi ha confermato che dovrebbe rientrare a Napoli giovedì, però non escluso che il professor Mariani domani visitandolo, tra l'altro Insigne già a Villa Stuart ha cominciato una riabilitazione proprio subito, oramai capitano si usa così, sì. Può darsi che già domani sera gli dico vabbè sei a posto, vai Anna, continua la terapia a Napoli, però al momento è atteso per giovedì il rientro in città. Tra l'altro lo staff medico di Nicola è specializzato nelle riabilitazioni, proprio in quello. Tra l'altro c'è una sfortuna in questa cosa, perché ogni volta che De Laurentiis fa un aumento di contratto e di grazia un giocatore, questo giocatore si infortuna. Penso a Zuniga e penso a sì, infatti, dico, caro De Laurentiis, non facciamo più questi aumenti di contratto. Il procuratore di Mertens, e se ne parla, ti riduca lo stipendio. Il procuratore di Mertens sta discutendo adesso il rinnovo del suo giocatore. Non discutiamo niente con Mertens, non è il momento. E qualcuno gli ha suggerito, è meglio che facciamo slittare poteva a fine campionato. Zuniga, là, e non è pronto neanche Zuniga, certo Pisa, che poteva essere Zuniga. E non è pronto sicuramente. Zuniga, ma io vedo che è pronta col microfono una nostra ospite nel parterre tra il pubblico. Buonasera, lei so che è un'esperta buonasera. Di calcio. Sono una pubblicista sportiva, mi occupo di una rubrica su napolicalciolive.com. Poi scrivo per un altro sito che si chiama sharesoccer.com. Lei come si chiama innanzitutto? Io mi chiamo Anna Ciccarelli. Anna Ciccarelli, buonasera e benvenuta. Buonasera. Ha una domanda per il nostro parterre d'onore? La domanda era proprio in riferimento all'infortunio di Lorenzo, quindi di conseguenza questi mesi che sarà lontano. Di Zuniga, che comunque si pensa al nuovo intervento con questa nuova cura con le cellule staminali, Ghoulam che sarà appunto, come diceva Alessandro, impegnato nella Coppa d'Africa. Aspettare fino a gennaio o c'è la possibilità di poter utilizzare qualche svincolato onde evitare di dover cambiare poi il modulo, cosa che Benitez sicuramente non farà? E lo chiedo ad Alessandro. Era distratto. Era distratto. No, è Di Gennaro che mi ha distratto, chiariamo. Io ringrazio stavate Anna per stavate picchiando tra di voi. Rispondo io. Non ho sentito la domanda, mi scuso. Vai Dino.
No, l'ha sentita ad Alessandro la domanda? Ah, l'ha sentita. È già conosciuta perché è una che nel web si occupa di calcio, quindi non è una totalmente sconosciuta. Noi la conosciamo, è una collega amabile nostra. E non rientra nella filosofia di De Laurentiis e del Calcio Napoli prendere degli svincolati. Abbiamo detto prima che non c'è l'urgenza, non c'è la necessità, e allora è bene valutare quale tipo di giocatore è anche prospettico per il futuro, e dall'acquisto eventuale del mancino noi capiremo se resta Benitez. Perché... scusami se ti interrompo. Sì. Valutando che comunque Dries Mertens riesce ad essere devastante, soprattutto partita in corso, quante possibilità ci sono invece di farlo giocare con la stessa frequenza con la quale ha fatto giocare Insigne, di portarlo allo stesso valore del quale troviamo Insigne adesso? In questo momento mangi questa minestra o ti butti dalla finestra, non ci sono altre soluzioni. Quindi Mertens deve fare... Si deve mettere la stessa applicazione che ha messo Insigne nel seguire i suggerimenti di Benitez. Può farlo, è capace di farlo, perché delle volte gli abbiamo visto recuperare anche dei palloni, giocare sui 60 metri. Si deve applicare, lo deve fare, lo può fare. Fino adesso non è stato il vero Mertens. 2 gol in Europa League, troppo pochi per un giocatore che l'anno scorso ne aveva fatti 11. E quindi il fatto che adesso c'ha più possibilità. Perché siccome può avere, diciamo, un posto, diciamo, fisso, come si suol dire, quindi sarà motivata ancora di più, quindi a far bene. Sicuramente si adatterà a quel gioco che faceva. Evitiamo appunto, come appunto stavamo riferendo prima, di non fargli il rinnovo, perché con Zuniga l'anno scorso gli abbiamo aumentato l'ingaggio a 3,5 a 25 milioni di clausola. Abbiamo fatto la stessa storia con Lorenzo Insigne lunedì, evitiamo Dries Mertens, cortesemente il rinnovo facciamoglielo a maggio. Non c'è due senza tre. Evitiamo le corna e lasciamo evitiamo questo rinnovo. Perché Capitano, piuttosto che andare a prendere uno svincolato, va bene, per tamponare l'emergenza, per tamponare un conto che viene un giocatore da Napoli, uno che può dare davvero qualcosa in più per mirare all'obiettivo, io continuo a insistere, quello grande, ma se non c'è questa possibilità, perché sappiamo che il mercato di gennaio è un mercato un po' particolare, ci sono delle occasioni, si devono chiudere le circostanze favorevoli affinché pigli quello che ma fino a un certo punto, per esempio Mascherano, ritornando all'estate scorsa, lascia stare Mascherano, però non sarebbe meglio, anziché prendere, ripeto, uno svincolato, prendere qualche ragazzo della primavera e cominciare un pochino, avendo De Guzman, avendo Hamsik per fuori il ruolo, avendo Mertens. La primavera così lo rischi tantissimo, perché non è il momento che puoi mettere giù un ragazzo della primavera, perché un ragazzo lo devi preparare già prima. Ma io dico che non bisogna andare dietro a determinati nomi, ma scegliere anche un giocatore di seconda fascia, cosiddette seconda fascia, che si adatta alle caratteristiche e alla volontà di Benitez, cioè un giocatore che può ricoprire quel ruolo. Questa lasciamo è la cosa fondamentale. Benitez, Peppe, secondo me, perché lui ha il quadro della situazione sotto mano. Ma noi non la facciamo noi la campagna qui. Stasera non abbiamo parlato, se mi consenti, io vorrei fare i complimenti alla redazione di Teleluna Napoli, che ha fatto un lavoro straordinario, sia in esterno che all'interno, la Di Chiara e Taisa Raio. Però abbiamo dimenticato di citare Davide Lopez, la prestazione di Davide Lopez che sta crescendo, sta risolvendo dei problemi immensi in mezzo al campo, e Koulibaly sta suscitando già grandissimo interesse a livello internazionale, ha fatto dei progressi dopo la prodezza nel giro di sette, Firenze sicuramente, ma anche si è dopo gli evidenza. Errori iniziali, ha fatto degli errori, ti sono costati cari, appunto, stavo per dire questo. Quindi questa sera secondo me mi sembrava doveroso citare i progressi di Koulibaly e la crescita di Davide Lopez e anche Jorginho, che è cresciuto tantissimo, in attesa che venga fuori anche Michu. Ecco perché Benitez è la garanzia anche per il sostituto di Insigne. Sicuramente noi dobbiamo adesso sentire un po' anche un profilo astrologico in virtù dell'infortunio di Insigne. Con Mary Boccia c'è Riccardo Sorrentino, a te Mary. Sì, Paola, intanto voglio dirti che piovono
qui commenti e complimenti per i balletti, i tuoi balletti che accompagnano gli stacchetti musicali di Gigi Soriani, quindi sarai ben felice di sapere questo. E mentre vedo che tu sei tra fiori e anche qualche ospite particolare che ho visto prima, parlo di Marcello, io invece sono in compagnia di Enzo Marfella, che è gestore di questo buonasera, punto SNAI. Buonasera. Buonasera Enzo, voglio subito farti una domanda. In realtà io qui ho constatato una certa affluenza femminile. Voglio chiederti, è tutto merito dell'annuncio che abbiamo fatto poc'anzi e quindi quello di venirci a trovare e raggiungerci, o in realtà possiamo dire che oggi sono anche le donne a scommettere? Qualche anno a questa parte che diciamo, il pubblico femminile è aumentato un pochettino, ma questo è anche dovuto un po' soggettiva la cosa, dipende un po' dalle agenzie. La nostra è molto accogliente e diciamo forse è una tattica, ma offriamo a tutto il pubblico femminile un aperitivo, e da quando stiamo facendo queste cose diciamo che le bollette o le giocate sono aumentate del 40%. Bene, ci fa piacere quindi sapere che anche le donne lo fanno, e soprattutto infatti voglio informarvi che qui si dispone anche di un ampio parcheggio, accanto c'è un bar, quindi in realtà il nostro Enzo è molto molto cortese. Un'altra domanda, come sono i tifosi napoletani? Scommettono per il Napoli o sono scaramantici e non azzardano? Ho toccato un tasto molto dolente, sono scaramantici e non giocano mai contro il Napoli, mai. Qualche volta che qualcuno che viene che vuole giocare diciamo il pronostico contrario, sì. O si sentono parolacce, a volte il terminale nemmeno si prende la giocata, non gliela consente. Quindi addirittura cacciate via noi quelli mettiamo che... proprio non tifosi del Napoli, purtroppo devono andare a giocare a quarta parte. Insomma, c'è un annuncio fuori che dice pronostico positivo per il Napoli, altrimenti andate via. Grazie Enzo, anche sì. Molto simpatico. Vi invitiamo chiaramente ancora a raggiungerci perché saremo qui fino alla fine della puntata, ma vado velocemente da Riccardo perché ora più che mai è importante fornirci un profilo astrale. Prima parlavamo di insigne. Allora, quando è ostile, il pianeta che predispone alle prove severe della vita è Saturno. Da circa il famoso Saturno contro, da circa 2 anni, i segni del toro, del leone e dell'acquario sono i 3 segni tartassati dal Saturno contro. Ora, che c'entra con il gemello insigne? C'entra perché a livello di valutazione degli infortuni per gli atleti contano altri aspetti, cioè Mercurio che è il movimento, Marte che è l'energia fisica e il Saturno natale, appunto le grandi prove. Purtroppo il gemelli insigne, in una giornata negativa per i gemelli, perché non so, i gemelli di Matteo, il gemelli Novellino, il gemelli Mangia hanno perso, il gemelli Gillet ha preso 3 gol, no, il gemelli insigne aveva Mercurio, il movimento nel segno del toro, Marte l'energia fisica nel segno del leone e Saturno, il pianeta delle grandi prove, proprio nel segno dell'acquario. Quindi Saturno contro sia a Mercurio sia al Marte sia al Saturno natale. In più in quella stessa giornata c'è anche il Sole contro, Mercurio contro, Venere contro, quindi una giornata veramente negativa. Ora però c'è da dire questo, che questo Saturno diventerà da Natale molto favorevole a Insigne, quindi poiché Lucarelli ha recuperato per lo stesso infortunio dopo 88 giorni, perché non pensare che un giovane come Lorenzo di 23 anni non possa recuperare in fretta? Astrologicamente io credo che in primavera Lorenzo Insigne ci sorprenderà tutti e sarà pronto per tornare a dare il suo grande apporto al Napoli. Ed è quello che ci auguriamo sicuramente tutti e speriamo proprio che abbiano ragione le stelle. Velocemente, però, ho letto tanti nomi di sostituti. Attenzione, ci sono giocatori tipo Lamela, Pesci che avrà Saturno contro, Lavezzi che avrà Giove contro fino ad agosto. Quindi attenzione, valutiamo un po' l'astrologia calcistica. I giocatori più protetti sono gli Arieti in poco, l'Ariete Ramirez e soprattutto il Sagittario Eiu, se mi pare che si pronunci così, comunque quello che avete capito. Insomma, la pronuncia forse non è importante, sì. È importante che però le stelle dicano di sì. E poi, insomma, ci sarai tu ogni martedì a darci delucidazioni in merito. Per adesso è tutto dal punto SNAI di Via Socrate, un numero 1 a Pianura. Ti restituisco la linea Paola, a dopo per l'intervento di Peppe Accardo, il bollettologo. Insegna, 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 ins
mai ci fissato questo collegamento? Ma c'è un'altra cosa. Che hai visto? No, mi incuriosisce. Prima c'era il pizzaiolo, adesso che c'è? No, mi chiedo, ma ti rivendo la tinta perché è meglio che la sciarpa. Che si è lo studio che fa caldo. Aspetta, aspetta, vorrei chiedere a Riccardo Sorrentino. Ricca, okay. Io sono vergine, che tengo contro? Ma siamo... Siamo sicuri che parla con le stelle, non è che parla con il chigliettatore, chissà. È stato un po' drammatico, effettivamente. Ma io voglio... Tu hai detto sei vergine. È vergine, ha detto. E come la frase? Voglio sapere chi te che contro. Tu ti eri contro, proprio fatto che si vergine, ti eri contro a tutto quanto, voglio sapere chi è che ti ha fatto a te. No! Pubblicità, signori! Stiamo un poco andando oltre, pubblicità tra pochissimo. Un cameraman ballare, sai che gruppo di fronte che ballare. Qua stiamo dando. Gigi Soriani, grande applauso per Gigi Soriani, dai, lo possiamo fare, grande Gigi, il nostro DJ dello Stadio San Paolo Show. E io volevo collegarmi con un libro che ha scritto Patrizio Oliva, un libro che racconta un po' tutta la tua vita in una chiave di lettura autobiografica. Sì. Eccolo qua, Sparviero, che è uscito da 2 settimane. Faccio vedere io. Scritto, io ho raccontato, mio nipote Fabio Rocco, che è un bravissimo scrittore, ha impresso su pagina la mia storia. È una autobiografia sportiva più ampia, è stata scritta comunque con lo stile di un romanzo. Si parla della mia vita sportiva, ma soprattutto... Quindi di piacevolissima lettura. Sì, è veramente come se stai leggendo un romanzo. Ma soprattutto si mettono in risalto le vicende umane in questo libro di tutta la mia carriera. Poi ho qualcosa vissuto tra Poggio Reale, l'ho seguito un po', è stata veramente una favola incredibile. La sua vita? Sì, emozionante. Noi eravamo giornalisti, io Franco Esposito stava al mattino al Corriere dello Sport, lo seguivamo e ci emozionavamo. A seguire tutte le sue imprese, i sacrifici, gli allenamenti, lui nato lì da Poggio Reale, arrivato fino in cima al mondo, è stata una storia veramente affascinante, una storia esemplare per tanti giovani napoletani. Paolo, in questo libro lancio un messaggio a tanti giovani, come si diventa campioni, è tutto scritto in questo libro, ma soprattutto io lancio un messaggio a quei giovani che provengono da quartieri un po' a rischio, che per l'illusione di vedere la ricchezza si fanno intrappolare dalla criminalità e diventano schiavi di questi personaggi e per pochi euro vanno anche a commettere degli omicidi. Io dico a questi ragazzi che anch'io, che provengo da un quartiere a rischio, da una famiglia difficile, da un padre eccessivo che scaricava la sua violenza su mia madre, con tutto ciò non sono mai sfociato nella violenza, perché io a 8 anni mi mettevo davanti allo specchio e sognavo di diventare campione del mondo. E questi sogni sono realizzati, quindi a questi giovani che c'è nella vita la possibilità di poterla cambiare. Bravo! Patrizio Oliva con Fabio Rocco Oliva, Sparviero, la mia storia, ovviamente nelle migliori librerie Feltrinelli, un ottimo regalo non solo per gli adulti ma anche per i ragazzi. La casa editrice è la Sperling e Kupfer. Sperling e Kupfer, sì. Benissimo, una casa editrice bella, forte e importante. Noi abbiamo una nuova slide, guardate, esodo nazionale, quello che succederà la prossima settimana. 8 giocatori del Napoli sono convocati dalle rispettive nazionali: Albiol, Goulam, Amsic, Higuain, Inler, Mertens, Rafael e finalmente anche Caglion. Ce lo meritava, è vero Rino Cesarano? Sì, era ora, abbiamo spinto tanto noi, però non poteva Del Bosch ignorare un giocatore simile, un giocatore fantastico che aveva fatto tanti gol nel campionato italiano, al suo primo anno in Italia, e soprattutto è stata anche la stampa spagnola che ha premuto tantissimo. E però devo dirti, non so se voi sapete questo, che la compagna è su Facebook.
ha gioito a tal punto che fino a tarda ora di notte continuava a scrivere: siamo contenti, è la nostra gioia, abbiamo coronato un sogno. E quindi tutta la famiglia Caglioni, il padre ha pianto, il padre di Caglioni. Quest'estate invece sì. Un attimo ha... No, va bene, va bene. Innamorata di Napoli. È storia, ragione. Deve sapere, bisogna dire tutto. È la prima puntata, sì. Bisogna dire tutto. Lui sta dicendo la verità. Devi sapere, una parentesi, è stato un lampo. Devi sapere, Paola, che Caglioni è il giocatore che il mio preferito. E noi nella redazione martelliamo i tifosi del Napoli con tutti i suoi gol. 20 gol lo scorso anno, adesso è partito il capocannoniere insieme a Tevez. Che ti devo dire di più di Caglioni? Come valuti la prestazione di Albiol invece? In ripresa non è ancora il vero Albiol. Però è un Albiol che comincia a dialogare anche con Koulibaly, a seguire meglio l'uomo, perché Koulibaly è vero che è un fortissimo giocatore, però Koulibaly ha ancora un piccolo difettuccio, che sulle palle inattive perde l'uomo e poi ci colpiscono spesso. Quindi Koulibaly deve migliorare sotto questo aspetto, però Albiol, che già era forte su questo aspetto, deve dare una mano e prendere in mano la situazione, soprattutto in fase di avvio di gioco, secondo me. Noi abbiamo ancora una domanda dal nostro pubblico. Buonasera, con chi abbiamo il piacere di parlare? Salve, sono Marco, noi siamo gli amici del gruppo Notte Azzurra. Notte Azzurra, Facebook. Facebook che sostiene vivamente il Napoli, un gruppo di tifosi. Sì, prego, sì, sì. Marco. Nuova Notte Azzurra, perché il vecchio è stato calato, quindi... Sì, ci siamo io, Marco, e mia figlia, Gina. E la piccolina Gina. Sì. Io volevo puntualizzare due cose. Una personale: se per caso Benitez dovesse andare via, non vi preoccupate, perché una certa somiglianza me la attribuiscono. La giacchetta non si appunta nemmeno a me. Col vino ci organizziamo, mi metto io in panchina e tutto a posto. Passando alle domande serie. Io prima parlavano di David Lopez. Io direi che David Lopez un attimino non è stato portato troppo agli onori, perché secondo me nelle ultime partite è stato il punto di scambio tra la difesa e il centrocampo. Cioè in pratica Koulibaly tende molto a portare il pallone in attacco, Albiol va in difficoltà. David Lopez è stato il perno che ha bilanciato questa situazione. Quando Koulibaly si stacca, David Lopez riesce a dare più sicurezza ad Albiol. Secondo me questo è quello che io insomma, modestamente ho visto. Poi non so voi cosa ne pensate. Massimo D'Alessandro. Sono assolutamente d'accordo. È stato ribattezzato un gergo molto usato ultimamente, l'equilibratore del Napoli. Anche chi c'era prima al suo posto di David Lopez, intendo, aveva quel compito là. È chiaro che questo giocatore spagnolo arrivato in sordina lo sta facendo con una grandissima diligenza, con intelligenza, sta a sentire l'allenatore e mi sembra che ci mette anche un gran cuore in campo, che poi al di là di quello che è il compitino tattico, mi sembra che poi a certi livelli faccia la differenza. Sei d'accordo, Peppe? Ah sì, ma sono ragazzi che comunque avevano bisogno di un certo ambientamento. Comunque il centrocampista non fa altro che fare da filtro. È normale che il giocatore difensore che viene avanti deve essere coperto e quindi uno dei centrocampisti lo deve rimpiazzare. Quindi niente di più, insomma, fa parte del gioco di una squadra. Però è chiaro che il ragazzo sta crescendo pure lui, si sta amalgamando in questa nuova formazione. Però insomma tutti quanti stanno dando margine di miglioramento notevole. Insomma, bisogna tutti, dire non che... proprio tutti, perché da capitano a capitano, che cosa sta succedendo ad Amsterdam ultimamente? Questo tocchiamo una nota molto dolente per me. Perché per me il capitano è il simbolo della squadra. Simbolo significa stare fino a quando è finita la gara, quando tutti stanno negli spogliatoi, tu sei ancora in mezzo al campo. Cioè un capitano che viene sostituito tutte le partite non può essere il simbolo di una squadra.
Devo dire che Benitez sta facendo di tutto per recuperarlo, proprio di tutto. Gli sta dando tutta la fiducia possibile, tutto l'incoraggiamento possibile. E io mi aspetto proprio da questo esodo nelle nazionali che Hamsik torni un pochino rinfrancato e anche questo incidente di Insigne gli dia la scossa che prenda ancora di più in mano la squadra, perché effettivamente non ha una grande personalità, non ha un grande carattere Marek, però di tutto si può dire tranne che non sia un ragazzo d'oro che si impegna negli allenamenti, professionale al massimo, purtroppo non riesce ancora a sbloccarsi. Non riesce che essere bravo, lo so, ma no. Tutti quanti siamo bravi, ma in mezzo al campo Beppe, è un altro discorso. Beppe, come si sta comportando con Rafael Benitez, nel senso che sta cercando di recuperarlo, si sta comportando alla stessa maniera con Hamsik, non può escluderlo in questo momento preciso del campionato. Posso dire una cosa su Hamsik? Sì. Per me, ancora una volta, sta dimostrando di essere un grande professionista. Un ragazzo che viene sostituito sistematicamente, esce dal campo, la gente applaude, lo aspetta, lui saluta, mai un gesto contro l'allenatore, mai un problema, sa benissimo che non sta dando quello che sa dare. E poi è giusto con Insigne comportarsi in quel modo? No, assolutamente no. È giusto trattare così un ragazzo diventato? Però quell'Insigne c'ha una differenza, è napoletano. E il grande Antonio Sorrentino, allora, che cosa diceva? Gennaro, che cosa diceva? Di Gennaro, il grande Sorrentino. Cari su, è profeta in parte. E quindi, adesso Insigne. Vai. Chi è? Pronto? Chi è? Mi senti? Sì, ti sento. Pronto, chiattone? Sì, ti sento. Chiattone animato? Sì, ti sento. Pronto, sei chiattone quello secco? Sì, sono io. Chiattone! Sì, chiattone! Sono... Sentisce! Vi fate anche prendere in giro. Abbiamo un'altra domanda dal nostro pubblico. Ce la pone? Buonasera, sono anch'io Marco del gruppo Marco. Nuova Notte Azzurra, però è un caso. Ci stanno anche persone che si chiamano Benvenuto Antonio. Marco. Giuseppe, io vorrei fare una domanda a Bruscolotti, al capitano. Noi abbiamo Benitez che è in scadenza di contratto e non sappiamo ancora se rinnova oppure no. Si fa male pure questo, no? No, assolutamente. Io non so manco il suo segno. Però la domanda che vorrei fare a Benitez da ex calciatore, se lui, magari non tanto lui perché era un calciatore estremamente professionale, ma qualche suo ex compagno, quando c'era un allenatore in scadenza, se veniva condizionato da questo tipo di situazione, in pratica sull'incertezza sul futuro dell'allenatore? Ma non credo, perché un personaggio come lui non è che ha bisogno di altre situazioni. Insomma, è uno che sicuramente farà una sua scelta e come sappiamo gran parte dipende un po' da quello che sarà l'andamento del Napoli, il Napoli come chiuderà questa stagione. Per il resto però godiamoci il momento, quindi Benitez è allenatore del Napoli, non corriamo, non andiamo oltre. Non andiamo oltre, poi quando sarà alla fine se rimane bene, ma se va via... È andato via pure Maradona. Godiamoci questo momento, Paola. Il problema nella vita sono sempre le aspettative. Secondo me dobbiamo smetterla con l'avere troppe aspettative nei confronti di Marek Hamsik. Hamsik è questo. Hamsik è un giocatore dotato di un grandissimo talento. Hamsik è questo. Ha dei limiti caratteriali. Non sarà mai un grandissimo leader. Non sarà mai un giocatore che riesce a fare delle cose straordinarie. 113 come calciatore. Hamsik è questo. Se Hamsik è questo, mamma mia. 113 lo difende. Allora sta chiamando il 113. Perché? Sentiamo Angelo. Avete approfittato di una cosa, riferendovi a Hamsik di adesso. Lui non si riferisce indubbiamente a Hamsik di adesso, ma Hamsik anche meglio di come è ora. 113 passa la anche mia. Meglio, oltre non può, non aspettiamo niente. Sono 7 anni che stiamo aspettando. 7 anni nel calcio sono una vita. 7 anni meraviglioso. È quello meraviglioso. Ma più di tanto non lo è. È più di tanto non sarà mai fuori classe. È un ottimo calciatore. Non è un fuori classe, è un guai. Chi li ho fuori classe? Guai fuori classe, ma abbiamo sì. Ma Hamsik che è un ottimo calciatore. Ma non un fuori classe. Potrebbe essere De Guzman il sostituto naturale di Hamsik. No.
No, secondo me De Guzman è un grande giocatore, può anche giocare al posto di Amsic, però io li vedo insieme. Torniamo all'argomento di questo momento, finalmente Caglione. È il mio beniamino. È il tuo beniamino. Allora noi dobbiamo godere stasera, dobbiamo godere. Hai capito? Alla brutta faccia. Fermati. Momento. Ragazzi, farò quello che posso. Siete tanti, vi dovrete accontentare così chi si accontenta gode. Dei tanti tifosi bianconeri che ci martellano in tutte le trasmissioni, sono sempre in agguato. Guardiamoci qualcosa di divertente, no Paolo? Sicuramente guardiamo le prodezze del nostro Caglione, ma soprattutto guardiamo una bella donna, la nostra Anna Di Chiara dalla redazione. Ciao Anna, ben ritrovata. Grazie Paolo, e sono ancora tantissimi i messaggi che arrivano, ricordo ancora la nostra fanpage San Paolo Show, cliccate e mandate i vostri messaggi, le vostre domande, le vostre considerazioni per il nostro parterre. C'è Giuseppe che dice forza Lorenzo, anche Diego si infortunò ma dopo è tornato più forte di prima, la sofferenza fortifica, ciao, forza. E ancora c'è Nino che ci saluta e ci vede da Dortmund in streaming, noi lo salutiamo e ricordo appunto a tutti che possono guardarci anche in streaming www.lunaset.it o scaricando l'applicazione su smartphone, quindi Lunaset Go. Ancora messaggi per il tuo parterre, un amico dice adesso 6 punti contro Cagliari e Cesena, poi c'è un altro telespettatore che dice forza Napoli, forza Lorenzo Insigne, quest'anno arriviamo secondo, e ancora un altro amico scrive la gara della verità sarà quella contro la Juventus. E poi un ultimissimo messaggio prima di lasciarti la linea, quest'altro telespettatore scrive questa pausa per le nazionali però non ci voleva proprio. A voi. Caglione, mi pensavo era un coglion, mentre invece in mezzo al campo ha dimostrato che è un campion. Caglione, ma che gran rivelazione, sono soldi spesi bene questi tuoi 8 milioni. Il suo vero giocatore non è il solito bidon, agarrata ad acquisto come bravo stupidon. Per vincere di essere grati. A voi non c'è bisogno. A voi non c'è stato bisogno. Effettivamente, si è fatto un po' di seno, si è apposto il nostro streaker, ma non ne ha bisogno sicuramente di mettere del seno in più, Mary Boccia. Scusa la battuta, sei bellissima, Mary. Punto snai. Grazie Paola, grazie per la battuta, grazie anche per il complimento, ma di certo non supero i tuoi balletti euforici, scherzo. Ora torniamo un attimo seri perché ho qui accanto a me il tanto amato Peppe Accardo, il nostro bollettologo di fiducia. Buonasera a tutti, salve, buonasera. Allora, non c'è la Serie A, quindi parliamo di Serie B, c'è un interessante Carpi Cittadella. Il Carpi è primo in classifica con 25 punti e insegue il sogno Serie A, la Cittadella invece insomma se la passano non benissimo e vediamo che la quota 1 è a 1,80, l'X a 3,30, il 2 a 4,75, quindi si punta all'1 all'1,80, ma anche l'X insomma è da giocare perché Cittadella fa tanti pareggi. Poi abbiamo Bologna-Brescia, il Bologna è partito non benissimo nonostante sia a 3 punti dalla prima in classifica e nonostante tutto il Bologna affronta un Brescia che invece ha
fasi alterne. L'1 è quotato a 1,85, l'X a 3,30, il 2 a 4,50. Nel frattempo anche qualificazioni per gli europei, abbiamo Austria e Russia, la Snaida favorita alla Russia, ma l'Austria insomma è una buona squadra. E abbiamo l'1 a 2,70, l'X a 3,15 e il 2 a 2,60. Sicuramente sarà una bella partita, anche perché sono squadre che hanno più o meno gli stessi punti nel girone. Interessante anche Montenegro-Svezia, dove l'1 è a 3, l'X a 3,20 e il 2 è a 2,35. Sicuramente Ibrahimovic vorrà andare agli europei che si terranno in Francia, ma Montenegro è una squadra insomma, che si saprà difendere in casa, una partita complicata. E poi per ultimo abbiamo l'interessantissima Italia contro Croazia. Si gioca a Milano, è tornato Balotelli, la Croazia è un centrocampo spettacolare con Modric, Kovacic e Rakitic, squadre da un valore più o meno simile, l'1 è a 2,10, l'X a 3,20 e il 2 è a 3,50. L'1X probabilmente blindato a 1,27, Conte non lascerà punti per la strada. Piccolo particolare per quanto riguarda invece la Serie A, abbiamo la Juventus che vince lo scudetto a 1,65, la Roma a 3 e il Napoli a 12. Insomma, le quote stanno cambiando. Chi vuole giocare il Napoli oggi probabilmente sul sito snai.it trova una quota straordinaria, perché 12 è una quota ottima e quindi è da provare. Assolutamente da provare, quindi ne parleremo martedì prossimo sempre in collegamento dal prossimo punto SNAI anche con Peppe Accardo. Prossimo punto SNAI, che vi ricordo, sarà quello di via De Petris numero 113, quindi nel pieno centro di Napoli, e dove ovviamente ci sarà anche il nostro Riccardo, certo, Sorrentino. Vuoi, certo, aggiungere qualcosa velocemente? No, diciamo che qua, come dritta, perché si gioca la giornata mondiale, si gioca con la luna in vergine, chi gioca alla Russia, perché l'allenatore del capello e del segno dei gemelli generalmente un po' sfigato con questa luna, quindi potrebbe anche non fare risultato la Russia, e in più l'Italia praticamente è una partita molto equilibrata astrologicamente, lì proporrei un under, quindi ecco, under già. Per quanto riguarda l'Italia, l'Italia e Austria-Russia, Austria-Russia metterei addirittura un 1 a 2,70. Insomma, le stelle dicono così, anche i numeri, fidiamoci in qualche modo. I numeri, le stelle, insomma, noi dal punto SNAI vi diciamo questo. Ringraziamo ancora una volta Enzo Marfella per l'ospitalità di questa sera, e vi ricordo appunto un'altra volta che martedì prossimo saremo da un nuovo punto SNAI, quindi chiaramente per aggiornamenti potete continuare a seguirci, ed io nel restituirti la linea, Paola, anche ti dico Paola, che mi auguro, sì, anche la Paola, mi auguro che il prossimo punto SNAI possa essere altrettanto fortunato come quello del nostro Bruscolotti, che è lì in studio con te e che gestisce un punto SNAI che si trova in Viale Augusto, dove peraltro è stata registrata una scommessa strepitosa. Magari ce lo dice lui dallo studio, lo chiediamo proprio a lui. Io so la cifra. La sai? Sì. Dilla. 92.000 euro. Può confermare? Ti restituisco la linea, Paolo. Grazie Mary Boccia, grazie a Peppe Accardo, il nostro bollettologo, grazie a Riccardo Sorrentino, l'astrologo. E il nostro Caglion si deve preparare bene, perché dopo la sosta arriverà Zeman, che è reduce dal pareggio con il Genoa, quindi questo Cagliari 1-1, quindi staziona ancora il 15° posto con soli 10 punti all'attivo, per cui la partita tra Napoli e Cagliari, valida per la 12esima giornata, si terrà il 23 novembre allo Stadio San Paolo alle ore 15, quindi non possiamo assolutamente mancare. Che c'hai da fare? Giocavo alle 21 era meglio, hai sentito Zeman quando ha perso? Cos'è, scaramanzia questa? Ha detto, no. Come va la sua squadra? E si vede che mia squadra alle 9 di sera va a dormire. Effettivamente giocheremo alle ore 15. Allora, come ci dobbiamo preparare per questo incontro, Bruscolotti? Ma le squadre di Zeman, sai, sono squadre che insomma non si sa mai come va a finire, nel senso che ti può creare grosse difficoltà, come la partita può finire già al primo tempo. Comunque è una squadra che corre tanto e quindi bisogna prendere col dovuto rispetto. Rino Cesarano. Se il Napoli mantiene questa continuità di concentrazione, di determinazione, se il Napoli continua a credere nei propri mezzi, il Cagliari deve stare attento per rischiare imbarcata come con il Verona.
se invece il Napoli concede sempre quelle piccole distrazioni come è successo nelle precedenti partite interne, allora corre dei seri pericoli, perché il Cagliari se la gioca la partita in avanti. Attenzione che mancherà Conti nel Cagliari, non ci sarà Conti, e comunque sarà una partita molto divertente. Io spero che torni un po' di pubblico al San Paolo, ti devo dire la verità, perché adesso questa squadra dà tante soddisfazioni ed è un peccato non sostenerla, non seguirla in una maniera opportuna. A proposito di pubblico, ci sono ancora stati dei cori particolari contro il Napoli, mi sembra, vero? All'ultima partita sì, a Firenze. A Firenze hanno cantato anche quando Insigne si è fatto male, proprio davanti alla nostra postazione, salta con noi Lorenzo Insigne, che veramente è vergognoso. Col Cagliari non ci sarà Sau, diciamo. Anche Sau. Lui non giocherà. Il Napoli penso può fare bene, si arriva insomma dopo c'è la sosta, insomma si rimette un po' in sesto e credo che il Napoli può fare bene questi 6 punti che servono. Cesena è, si può vincere a Cesena tranquillamente, si può vincere a Cesena e il Napoli può battere il Cagliari, poi vediamo gli altri che fanno. Però volevo sottolineare alla prima puntata una cosa carina. Qui ci sono due panchine, ci sono 6 professionisti, 6 amici che soltanto per problemi logistici stanno su una panchina o sull'altra. A Firenze c'erano i Guelfi e i Ghibellini, gli Oriazzi e i Curiazzi, i bianchi e neri. Qui sono tutti azzurri questi signori, con opinioni diverse, ma col Napoli nel cuore. Mi premeva sottolineare. Bravo. Presentazione iniziale, difatti ci ho tenuto tanto veramente Pompameo a sottolineare che siamo tutti tifosi del Napoli, ecco perché questa trasmissione sicuramente è sempre a sostegno non solo dei calciatori ma anche tutta la struttura che tiene il Napoli, quindi i dirigenti, allenatore eccetera. Ma c'è un movimento nello studio? Avvisatemi, ci sono delle novità? No, niente. Non busta nessuno al citofono. Mi piace dire giusto una cosa sul Cagliari. Prego, è l'avversario ideale in questo momento. Pronto? Per il Napoli. Sì? Fioraio. Vedevo che c'era qualcuno. Idea Fiore Angrisano da Salvador. Che c'è? I fiori, aspetta, veniamo noi, aspetta. Veniamo noi. Oh! Grazie. I miei padri natura, grazie, che meraviglia, sono nature vive queste, nature vivissime vive. Come noi. Grazie Tiattoni, ma io ringrazio soprattutto Francesco Massandrea per questo splendido omaggio floreale, c'è un profumo incredibile. Questi fiori sono veramente una primavera in questo inverno che ormai è cominciato. Grazie Chiattoni, grazie molto. Posso dire una cosa a Sorrentino? Perché sì. Sorrentino, Saturno contro, non è buon augurio. Invece non può, altro di ma Mercurio! Ragazzi, portatevi i miei fiori. Portatevi i miei fiori, altrimenti qui restiamo bloccati. Ah, è una finta. No, tenetemeli là che dopo li porto via, poi sì, li mettiamo nell'acqua. Grazie Francesco Massandrea, grazie moltissimo. Una cosa prima del dimmi Massimo. Dei ciccioli fiorati. Massimo. Dicevo, è l'avversario ideale per il Napoli. Il Napoli ha spiccato il volo, resterà in alto, speriamo. Arriva Zeman che francamente quest'anno, tranne la partita incredibile contro l'Inter di Mazzarri a San Siro, ha sempre fatto male in trasferta, però deve tornare il pubblico del San Paolo, questa squadra è tornata come l'anno scorso a scaldare i cuori dei tifosi che a questo punto devono rispondere, devono tornare con quegli spalti che così voti al San Paolo. Se torna prima De Laurentiis sul mercato torna pure il pubblico. Anzi, se tutela gli abbonati, abbassa un po' i prezzi, non farebbe male, perché sul mercato c'è tempo fino a gennaio. Lui che fa Natale, come hai detto tu, Natale. Un Natale stupefacente. E noi ci aspettiamo un mercato stupefacente con i prezzi, tutelando quei pochi abbonati, perché vanno tutelati anche loro. Se abbassasse un po' i prezzi al San Paolo, non sarebbe male di questi tempi. Lo stadio deve essere un appuntamento per la famiglia, ma ovviamente se i prezzi sono alti, i componenti poi non possono tutti andare a seguire la squadra del cuore. Allora, noi siamo giunti al finale, possiamo ancora salutare i nostri ospiti che saranno ospiti fissi. Allora, ritroveremo martedì prossimo ancora la grinta di Patrizio Oliva.
la robustezza fisica e mentale di Peppe Bruscolotti. Buonasera. Ciao, buonasera. Il sangue caliente di Angelo Pompameo. Calma, pacatezza, ma una grande competenza di Rino Cesarano. Buonasera. Grintoso, estremamente intelligente, ce l'ha dimostrato questa sera con l'opinione su Benitez, Massimo D'Alessandro. Grazie Paola, buonanotte a tutti. E speriamo di averti presto, non so se ci sarai tu la prossima settimana, noi ti aspettiamo ovviamente, il nostro campo qui, il nostro mi stadio, San Paolo Show è sempre aperto per te. Vista che è la prima puntata, posso dire una cosa? Sì. Mi sono trovato benissimo con quella serenità giusta e voglio fare però i complimenti a Gigi Soriano che è riuscita a mantenere i tempi e i ritmi di questa trasmissione. Grande Gigi! Salutiamo Angelo Di Gennaro e salutiamo ovviamente, l'abbiamo appena nominato, il DJ Gigi Soriani, il nostro DJ dello stadio San Paolo Show. Chiattone, io non so come sopravviverò una settimana senza di voi, io ho bisogno... Semplice, semplice, portaci a casa. Noi non mangiamo. Ho una casa piccolina, secondo me, non so se ci passate nemmeno dalla porta, no, non è vero, ci passate la prossima settimana ancora Chiattoni Animati, i nostri pompieri. Salutiamo dal punto SNAI Mary Boccia con Riccardo Sorrentino e con Peppe Accardo, grazie. Prossima settimana ancora. Grazie a te, nuove Paola. Scommesse, nuove previsioni. Ciao Mary ed ovviamente la redazione TV Luna per San Paolo Show di Anna Di Chiara. Ciao Anna. Da parte mia, Paola Mercurio, vi saluto, vi ringrazio, vi auguro una buona notte e sempre Forza Napoli al San Paolo Show. A martedì prossimo! Ciao! Questo programma è stato offerto da